Benvenuti ad una nuova puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Ettore, quello che stiamo per vedere è un ranuncolo che so ha dato parecchi problemi dal punto di vista della classificazione e che solo ultimamente è stato individuato ed è stato dato un nome preciso. È vero? È vero questo, e anzi ti racconto la storia perché è strettamente legata alla nostra provincia. In realtà ci troviamo di fronte, Giorgia, a quello che la gente della nostra provincia chiamava ranuncolo dorato, ed è una bella pianta appartenente alla famiglia delle ranuncolacee, il cui nome del genere deriva dal greco e significa rana. È Plinio che ci parla di tutto questo, precisando che il motivo è legato all'habitat di queste forme vegetali, generalmente umido e paludoso, ambiente naturale di molti anfibi. Tornando alla nostra ranuncolacea, bisogna ricordare che gli studiosi della flora bellunese, Carlo Argenti e Cesare Lazen, da tempo si erano posti il problema per un strano ranuncolo presente lungo il corso del Piave, da Belluno Feltre e anche oltre. Si tratta di una bella forma vegetale, dai grandi fiori di colore giallo-oro, che appaiono già durante il mese di aprile, il quale appartiene al gruppo del Ranunculus auricomus, ma per il quale rimanevano pochi convincenti le identificazioni con altre entità già note. È stato sempre il nostro botanico tedesco, massimo esperto europeo di tale gruppo, che ha cominciato a interessarsi del ranuncolo bellunese nell'ambito di una ricerca durata diversi anni. La conclusione dell'esperto Dunkel è che il nostro ranuncolo non appartiene a nessuna delle entità finora descritte, ma che si tratta di una specie nuova, distinta. Le differenze con altre forme affini stanno nel diversi tipi di incisioni delle foglie basali, che presentano una tipica successione con il progredire della stagione, cioè da profondamente incise interi. La pianta, che ama vivere in zone umide e ombrose, di preferenza il sottobosco di latifoglie, può raggiungere l'altezza di 60 cm ed è munita di un breve rizoma da quale si allunga il fusto completamente glabro. Questi di forma cilindrica all'interno cavo ed è spesso ramoso nella parte superiore, dove possono esserci anche 4 peduncoli floreali. L'infiorescenza è formata da fiori terminali solitari, uno per ogni peduncolo, che presentano il calice formato da 5 sepali villosi e verdastri, mentre la corolla è composta da 5 petali cuoriformi di un bel giallo dorato. Il frutto è un achenio munito di un piccolo rostro contenente un solo seme. Quindi, per concludere, ci troviamo di fronte a una nuova specie decisamente rara, presente solo nel bellunese e in piccole zone di Cornuda e Cessalto. E anche per oggi è davvero tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora per Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Ciao Giorgia.